biblioteca comunale a inizio l'odierna puntata di Qui Bagna Ripoli, la finestra informativa sul comune ripolese. Moltissimi i temi trattati in questa puntata. Bagno Ripoli Weiterstag, 10 anni di amicizia e una pista ciclabile dedicata. Ha rinnovato il patto di amicizia che continua ad unire la cittadina ripolese con quella tedesca nei pressi di Francoforte. Extravergine 2017, ottima la qualità delle etichette in rassegna a Primolio. L'oro verde è stato il protagonista indiscusso alla 19ª edizione della manifestazione enogastronomica, con tante iniziative che ne hanno messo in risalto qualità e proprietà. Si è svolto all'oratorio di Santa Caterina il 23esimo vertice antimafia, organizzato dall'associazione Antonino Caponnetto in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Toscana. La nuova piazza di Croce a Varliano è una terrazza su Firenze. Inaugurato il restyling di oltre 250.000 euro. Iniziamo subito andando a vedere il primo servizio che riguarda il progetto di recupero dei pasti delle mense scolastiche. Vogliamo far condividere questo buon cibo anche con persone svantaggiate che non possono averlo. Questo è scritto in una vignetta realizzata dai bambini della primaria Agnoletti di Bagno a Ripoli ed è lo spirito di partenza dell'iniziativa Recuperiamo perché condividiamo. Allora, l'originalità del nostro progetto consiste nel dotare ogni scuola di un abbattitore di temperatura in modo da consentire di conservare i prodotti ancora per 5 giorni dal momento in cui non sono stati distribuiti. Una volta abbattuti di temperatura, i pasti vengono portati nei frigoriferi della Caritas e distribuiti ai più bisognosi. Perché abbiamo un'operatrice dedicata proprio per la sicurezza alimentare nelle nostre mense, nei nostri centri di accoglienza, nelle nostre strutture, perché noi vogliamo dare ai poveri e a coloro che sono più fragili e più deboli il meglio. E questo progetto è un progetto che guarda al meglio e noi siamo veramente molto contenti. Una iniziativa che mette al centro i valori dell'accoglienza e della solidarietà, grazie anche all'offerta formativa specifica condotta nelle scuole del territorio. Educazione alimentare fa parte del nostro piano dell'offerta formativa e quindi i bambini, i ragazzi tutti i giorni con i loro docenti affrontano queste tematiche e quindi sono consapevoli dell'importanza del cibo, l'importanza del mangiare sano. Il ricavato della serata svolta presso la parrocchia delle Pentecoste servirà a dotare un altro plesso scolastico di un abbattitore di temperatura per la corretta conservazione degli alimenti. Un bel messaggio che si può recuperare, che nel segno della sostenibilità si può non buttare via quello che avanza, ma può essere dedicato e può essere in qualche modo restituito alla comunità, soprattutto alla parte più bisognosa della comunità. Pensate, stasera ci sono 670 persone che hanno aderito a questo progetto e l'hanno finanziato, questo perché qui si è creata una vera e propria comunità del cibo fra genitori, insegnanti, l'azienda e il comune. Il gemellaggio con Weiterstag ha compiuto 10 anni e nell'occasione i due sindaci hanno rinnovato il patto di amicizia tra i due comuni. La cerimonia all'interno della sala del Consiglio Comunale è stata introdotta da un'esibizione del coro sociale di Grassina. Oggi possiamo così festeggiare questo traguardo come se fossimo un'unica grande comunità. Al termine della cerimonia lo scambio di doni, Bagna Ripoli ha regalato a Weiterstag una targa in terracotta realizzata da Luigi Mariani. Weiterstag ha donato a Bagno a Ripoli un'opera di Paul Hirsch, artista tedesco. Gemellaggio significa incontro, amicizia, scambio di culture, imparare nuove lingue, il confronto con altri modi di pensare, comprendere pareri e condividerli. Poi, a bordo del mobike, le delegazioni si sono spostate al Giardino I Ponti, dove il sindaco Casini ha reso omaggio agli amici di Weiterstag, intitolando alla città tedesca la pista ciclabile del capoluogo, distante dalla piazza centrale di Weiterstag quasi 1000 chilometri.
Quella 2017 è stata sicuramente un'altra annata difficile per l'olivo. Temperature alte in primavera e pochissima acqua, ma gli oli in rassegna alla 19ª edizione di Primolio sono davvero di ottima qualità. Per fortuna per i nostri produttori e per fortuna per noi, perché almeno possiamo usufruire di un olio buono e di una qualità eccellente. È un'annata in cui gli amanti degli oli amari e piccanti non avranno difficoltà a trovare questi prodotti sul mercato. Qui l'extravergine è il protagonista indiscusso, con tante iniziative che ne mettono in risalto la qualità e le proprietà nutritive. Sono circa 40 le aziende presenti e nei loro stand è possibile degustare sia il blend che in moltissimi casi anche il monocultivar. È una tradizione del nostro territorio, un momento di grande socializzazione, non solo di presentazione di quello che è il nostro prodotto agricolo più importante, l'olio d'oliva, quello che forse rappresenta meglio Bagnaripoli, le sue qualità in quanto eccellenza lo rappresenta veramente bene. A Primolio si possono scoprire anche tanti altri prodotti, anche i più curiosi, come una crema a base di bave di lumaca. Se la metti sulla pelle, se hai dei problemi a livello cicatriziale, bruciature, smagliature, ragadi. E poi il miele, di tantissime varietà. La resa migliore è stato il castagno, l'acacia è quella che ha sofferto di più di tutti. È stato il miele anche a causa della gelata tardiva di fine aprile che a sua volta ha creato tantissimi danni sulla fioritura. Vino, formaggi e liquori a base di grappa, prodotti in modo assolutamente artigianale. Si raccoglie le erbe spontanee, in questo caso, altrimenti frutta selvatica, e si mette in infusione nell'alcol o nella grappa, in questo caso, e si ottiene un prodotto naturale. Presente anche uno stand della città gemellata di Weitestadt, con il primo prodotto tipico tedesco. Abbiamo portato in degustazione della Germania due tipi di salsicce di maiale, entrambe non affumicate e molto magre, una aromatizzata con paprika. La festa prosegue anche lungo via Roma con moltissimi stand di prodotti artigianali. Primolio si conferma un appuntamento per tutti, per riscoprire davvero un sano stile di vita. Un grande giardino verde dotato di nuovi spazi sosta, alberi da frutto ed una bellissima terrazza sul panorama di Firenze. Inaugurato il restyling della piazza di Croce a Vardiano, un intervento di circa 250.000 euro. Abbiamo reso questa piazza più fruibile, più sicura e, in una parola, più bella. Un centro di aggregazione vero per questo paese, un posto che davvero possa essere un punto di aggregazione di questo territorio che da tempo non vedeva un investimento così importante. È stato un nostro impegno di mandato. La riqualificazione ha anche permesso di ampliare la piazza verso valle attraverso la realizzazione di un terrapieno. Nuova anche l'illuminazione a risparmio energetico e di giochi per i bambini. Infine anche una piazzola per il commercio a chilometro zero. Un altro impegno che si realizza, un impegno avevamo preso la cittadinanza di Bagnaripoli, di questa zona, di Varliano, di riqualificare questa che era una delle piazzettine storiche ma che aveva un gran bisogno di essere riqualificata. È un altro impegno che va nel decoro urbano, nel riqualificare le piazze. L'avevamo detto, vogliamo partire da qui, dalle piazze, da luoghi dove la nostra cittadinanza si ritrova, e siamo molto soddisfatti per quello che è stato questo progetto e la sua realizzazione. Ora spetta animarle, questi luoghi, e renderli sempre più vivibili, e compito anche della cittadinanza questo, rispettarla ma animare anche le nostre piazze, i nostri luoghi. A 15 anni dalla morte del giudice Antonino Caponnetto si è celebrato presso l'oratorio di Santa Caterina il 23esimo Vertice Antimafia, evento organizzato in collaborazione con l'ODG Toscana. La lotta alla mafia è necessaria, la mafia è sempre forte, la dobbiamo capire, scoprire e sconfiggere, sempre in modo più efficace, dobbiamo essere un attimo avanti a loro. Dobbiamo fare analisi intelligente del fenomeno mafioso. Una lotta, quella alla mafia, che non deve vedere mai abbassato il livello di guardia. Oggi più che mai sappiamo infatti che anche in molte zone del centro Italia si è inserita la criminalità organizzata. Non esiste più quella mafia
magari con la coppola e la lupara come si vedeva una volta. Esiste una mafia che è terribile, una mafia che entra nei gangli del nostro sistema e su cui davvero dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti e anche il ricordo di tutte le persone che hanno combattuto e ci hanno lasciato la vita. Il convegno è stato aperto con il saluto del sindaco, che ha ringraziato per il grande lavoro fatto dalla Fondazione Caponnetto. Grazie anche a questo rapporto che noi abbiamo costruito in questi anni, e ringrazio ancora di nuovo con la Fondazione Caponnetto, al grande lavoro fatto, come dicevo prima, nelle scuole. Oggi io credo che questi territori siano sicuramente più forti. Qui Bagnaripoli per oggi termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.